È giunto il periodo del livellamento dei terreni. Ma perché si livellano i terreni? E perché si livellano le risaie? Dunque, prima di tutto diciamo che questa è una livella Novak da 7 metri, il cui peso sarà più o meno, credo, sui 30 quintali, il cui impianto è completamente idraulico. Trainata da un trattore Deutz Fahr 180.7 che avrà più o meno 180 cavalli, 184 cavalli. Le livelle o livellatrici sono macchine create con lo scopo di spostare e livellare il terreno e sono usate sia nel settore edilizio che nell'agricoltura. A noi ovviamente adesso ci interessa l'agricoltura. Ma perché utilizzarle in agricoltura? Perché in agricoltura le livellatrici laser consentono di ottenere grossi risparmi per l'irrigazione, cioè di evitare inutili sprechi d'acqua. Ed è chiaro perché in risicoltura, dove l'acqua è fondamentale, le livellatrici sono importantissime. Il funzionamento è abbastanza semplice. Si imposta su di un trasmettitore il piano desiderato con una o due pendenze. La livellatrice, dopo aver ricevuto i dati, copia a terra il piano impostato in precedenza sul trasmettitore attraverso un sistema di controllo automatico. E all'operatore quindi non resta che guidare il trattore sul campo per eseguire il lavoro. È ovvio che qualche intoppo durante il livellamento di un terreno può avvenire a causa per esempio della polvere o a causa di un uccello che si appoggia sopra il trasmettitore e lo lancia per terra, cose che possono succedere ed è successo. Comunque quello che mi premeva sottolineare era che non sono necessari 300-400 cavalli di potenza per tirare questo tipo di livella, anche perché forse utilizzando un trattore da 400 o 300 cavalli si rischia addirittura di rovinare un attrezzo del genere. Bisogna saper utilizzare l'attrezzo giusto in coppia col trattore giusto. Spero che il video vi sia piaciuto e iscrivetevi al canale, perché il prossimo video che vedrete questa settimana sul mio canale avrà come protagonisti i Fendt 939 guidato da una bellissima trattorista che tirerà il preparatore della Lemken, il Crystal. A presto, agricoltubers!